Ciao a tutti e benvenuti a Giallo Book, le video recensioni sui libri gialli. Oggi ce ne andiamo nel deserto e il tema sarà l'astronomia, perché il libro di cui vi sto per parlare unisce le due cose e sto parlando di La luce delle stelle di Licia Troisi del 2024, di 187 pagine della Marsilio Feltrinelli. Da un punto di vista di grafica, bella l'immagine di copertina, belli anche i colori, belle anche le scritte a rilievo, vedete? Meno bella la presenza delle alette interne. In un osservatorio astronomico perso in mezzo al deserto, a 2 ore di distanza dalla città più vicina, cinque astrofisici si ritrovano per un'esplorazione. Ma quella notte, un blackout totale li blocca lì dentro e anche le macchine vengono ritrovate con le ruote bloccate. Durante questo periodo di blackout, pardon, avrà luogo un delitto e l'astrofisico italiano Gabriele, patito di libri gialli, inizierà a indagare. Da un punto di vista di trama, la storia ci sta. Da un punto di vista di stile, il libro si presenta con prologo, storia, epilogo e ringraziamenti. I capitoli sono denominati con un numero. Alcune parti del testo sono scritte in corsivo e sono presenti delle immagini. Di questo libro cosa mi è piaciuto? La scorrevolezza, il realismo, la trama, l'ambientazione, i temi trattati, mentre le alette interne della copertina e l'uso di volgarità e parolacce sono le cose che meno mi sono piaciute. Di questo libro cosa penso in conclusione? Allora, è un libro bello, davvero davvero bello. Belli temi, bella l'ambientazione, bella la storia. Ecco, forse un filo poco, come posso dire, con un filo di, cioè, voglio dire, ci sono troppi pochi indizi per arrivare all'assassino, a trovare l'assassino. Questa è l'unica pecca di questo bellissimo libro che mi sento di consigliare a tutti, veramente. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate, se l'avete letto, se vi ispira, se lo comprereste. Vi ricordo che se vi piace il video che faccio, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Se avete dubbi o domande, scrivetele nei commenti, io rispondo. Controllate di tanto in tanto la sezione community del mio canale. Iscrivetevi al canale di cui trovate il link in descrizione. Condividete questo video con i vostri amici, invitate a farli altrettanto. E detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!